Il Regno del Pianeta delle Scimmie è il decimo film del fortunatissimo franchising Il Pianeta delle Scimmie. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Tratto dall'omonimo romanzo di Pierre Boulle. Boulle. Penso che sia appena morto un insegnante di francese. Ed è il quarto capitolo del fortunatissimo reboot dopo praticamente l'insuccesso, che poi non fu tanto un insuccesso commerciale, ma forse più di critica, del remake di Tim Burton. Bisogna spendere due parole anche sui capitoli precedenti. Diciamo che il primo film diretto da Pat Wyatt, L'alba del pianeta delle scimmie, The Rise of the Planet of the Apes, un film molto più puntato sulle scene d'azione ben orchestrate, di grande impatto su tutta la sequenza dello scontro tra scimmie e le forze dell'ordine sul ponte. Non che non ci fosse una forte storia, ma è un film che tende più sul commerciale. Gli altri due capitoli, Apes Evolution e The War of the Planet of the Apes, diretti da Matt Reeves, si punta molto più sull'interpretazione del grandissimo Andy Serkis, che interpreta Caesar, il protagonista, questa figura quasi shakespeariana, che è il vero cuore pulsante di questa trilogia. Non che questi due film non abbiano delle grandi scene d'azione o una messa in scena potente. Però è un film che comunque si prende il suo tempo più verso l'introspezione psicologica del protagonista. Regno del Pianeta delle Scimmie inizia proprio dal finale di The War, in cui ovviamente Caesar muore e si vede questa scena praticamente molto bella del funerale di Caesar. Poi c'è un distacco di varie generazioni, nel quale praticamente viene introdotto un nuovo villaggio, con le sue leggi, con le sue regole. Questa, diciamo, è la parte più debole del film. I personaggi ci vengono rappresentati attraverso una caccia alle uova di aquile, aquile che poi avranno un ruolo fondamentale nel terzo atto del film. È una sequenza molto lenta e poco coinvolgente. Dopo un poco, però, il film riesce ad ingranare. Il Regno delle Pietre Scimmie è diretto da Wes Ball, che comunque, almeno a me, aveva abbastanza meravigliato nella regia della trilogia di Mezzana. E è un regista ovviamente molto più dinamico rispetto a Matt Reeves, è un regista che gli piacciono le scene d'azione, a cui fanno da padrone delle vaste panoramiche e campi lunghi che ci mostrano l'evoluzione di questo pianeta delle scimmie, che sono veramente da mozzafiato da vedere al cinema. La CGI, anche qui, è davvero mostruosa. I primi piani delle scimmie sono veramente qualcosa di inarrivabile, sembrano veramente veri queste scimmie, ancora di più rispetto ai precedenti film. Owen Teague e Freya Allan, i due protagonisti del film, sono molto bravi. Owen Teague ha questa forte eredità, che è quella dell'interpretazione di Serkis. Ovviamente è un personaggio molto diverso, credo che se la cavi molto bene. Freya Allan, chi ha visto le due stagioni di The Witcher, diciamo che forse è una delle cose migliori di The Witcher, anche qui non se la cava male nel suo ruolo di umana. Il film è un ottimo blockbuster, intrattiene. Il problema del film credo che sia più che altro nei momenti morti, nelle spiegazioni, si perde molto il ritmo e si perde molto l'attenzione. Soprattutto come la già accennata sequenza iniziale, e anche praticamente quando i nostri entrano praticamente in una base militare, come se mettesse il freno a mano. Però rispetto a questi difetti, si può dire che è un film che inizia un nuovo ciclo e secondo me lo inizia abbastanza bene. Voi uomini l'avete distrutto! Maledetti! Il messaggio di tutto il franchising è quello che gli umani hanno distrutto la Terra, vengono sostituiti da un'altra razza, quella delle scimmie, che però è destinata a ripetere gli stessi errori. E io credo che in questo film rappresenti molto bene la tematica originale. Iscrivetevi al canale per guardare altri video ed altre recensioni. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss.